Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Ieri lunga videoconferenza per la Lega Nazionale Dilettanti, che ha riunito tutti i comitati regionali per discutere sulla ripresa della stagione. Le parti si sono aggiornate tra una settimana, ma ci sono molte novità. Ieri si sono riuniti in videoconferenza i 20 presidenti dei comitati regionali FIGC unitamente al numero 1 Sibilia per prendere delle decisioni in merito alla continuazione dei campionati della Lega Nazionale Dilettanti. Ebbene, si è giunti ad un accordo di massima che nella sostanza dovrà essere ratificato nelle prossime settimane. L'attività della LND tornerà a partire dal 3 dicembre compatibilmente con le disposizioni governative. A partire dalla data in questione, ogni comitato regionale potrà prendere le decisioni circa una ripresa dei campionati nella sua autonomia. Infatti, c'è chi potrebbe concedere un periodo di allenamenti alle varie società e poi concentrarsi soltanto sulle gare da recuperare. L'orientamento forte del Molise e del suo presidente Di Cristinzi è quello di concedere ai tesserati LND dall'eccellenza in giù una settimana di allenamenti per poi riprendere a pieno ritmo l'attività dei campionati. Il tutto, lo sottolineiamo, in armonia con le disposizioni provenienti dal governo e quindi con l'andamento anche della pandemia in atto. La LND inoltre continua a fare chiarezza attraverso un comunicato che dice: pur considerando il protrarsi dell'emergenza sanitaria e le incertezze legate ai cambiamenti delle misure di contenimento al contagio da coronavirus, l'obiettivo principale resta quello di privilegiare lo svolgimento e il completamento delle attività sul territorio. Per questo il massimo organismo della LND ha deliberato l'annullamento della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, degli spareggi fra le seconde classificate di eccellenza e della fase nazionale del campionato juniores regionale, annullati per la stagione 2020-2021 anche i tornei delle regioni sia di calcio a 11 che di calcio a 5. Questo è uno stralcio del comunicato. In generale si va verso una schiarita in tal senso dopo una pausa di un mese che è stata poi allungata dal 24 novembre al 3 dicembre. La LND lavora in maniera fitta sul fronte della modifica al protocollo, novità rinviate alla prossima settimana ma necessarie per poter tornare in campo in armonia anche in quarta serie in presenza di casi di contagio attestati. In quarta serie questa domenica si osserverà un'altra domenica di sosta con 10 recuperi concentrati ed un altro festival imponente di partite slittate, 23 forfè a fronte di 33 da giocare. Nel girone F, quello delle Molisane, spazio soltanto a Matese Aprilia. Tramite un comunicato stampa, il Campobasso comunica che a seguito dei tamponi effettuati dall'ASREM risultano ancora dei casi di positività al Covid da parte di alcuni tesserati. Per ora gli allenamenti dei rossoblù restano sospesi, come lo sono ormai dallo scorso 4 novembre, ma la società sta già studiando il modo per consentire al gruppo di giocatori negativi la ripresa dei lavori. La stessa situazione acclarata ieri da parte del Vasto Girardi, che pure ha dovuto riscontrare dei positivi in rosa. La dirigenza degli Alto Molisani però, come quella del Campobasso, a giorni darà il via alla ripresa degli allenamenti alla presenza dei soli calciatori risultati negativi al tampone. Calcio di Serie D, domani per il girone F si recupera la sfida in programma a Piedimonte Matese tra i padroni di casa dell'FC Matese e l'Aprilia. Dopo due settimane di stop torna a giocare il Matese di Mister Urbano. Il calendario per domani mette in programma la sfida all'Aprilia, recupero della quarta giornata. I laziali, causa positività di molti tesserati tra staff e prima squadra, hanno disputato solo la metà delle partite in programma, motivo per cui i biancoverdi si troveranno di fronte a una squadra non al 100%. La classifica recita 3 punti, quelli conquistati ad Agnone.
dopo sono arrivate solo sconfitte. Urge un cambio di rotta già da domani in uno scontro diretto. Mister Urbano contro i Lasiali si affiderà alla formazione migliore per centrare tre punti fondamentali e dimenticare l'1-3 subito dal Castelfidardo. L'11 di partenza non è di facile interpretazione. Ipotizziamo questo schieramento con il consolidato 4-4-2 e in porta ballottaggio tra Bruno e Kuzmanovic, difesa con Riccio, Setola, Costantino e Albanese. A centrocampo cerca spazio Barone, ma dovrebbe esserci Di Lullo con Negro Delicato e Tommasone. In attacco la coppia dovrebbe essere Abreu-Masi, con Ricci terzo incomodo. Urbano deciderà all'ultimo anche in base alla condizione fisica. Biancocelesti di contro in viaggio verso Piedimonte, che punteranno sulla punta Nouman. Partita delicata per i biancoverdi da non sbagliare. Al Ferrante, con fischio di Niso fissato alle 14.30, Matese Aprilia sarà diretta dal signor Luca Capriuolo di Bari, coadiuvato dagli assistenti di linea Stefania Signorelli e Lucio Mascali di Paola. Ricordiamo infine che la partita da protocollo verrà disputata a porte chiuse. C'è tempo fino a martedì per accedere al sostegno previsto dal governo in favore dell'SSD e ASD, titolari di un contratto di locazione. Queste potranno collegarsi al sito www.sport.governo.it per presentare istanze di rimborso per le spese di affitto e per un contributo per le spese di utenza e per eventuali costi sostenuti per le sanificazioni. Chi ha già ricevuto il fondo perduto la scorsa volta non deve ripresentare la domanda, perché lo riceverà automaticamente. Prosegue l'attività fisioterapica del centro Ricciardi, che ha ampliato la sua offerta con il D-Wall. A presentarcelo è Michael Ricciardi. Michael Ricciardi, insomma, lo vediamo alle nostre spalle, il nuovo acquisto della palestra fisioterapica Ricciardi, un servizio praticamente unico dal punto di vista della tecnologia in Italia. Sì, sì, sicuramente abbiamo deciso di fare questo nuovo acquisto come al solito per offrire il meglio alla nostra clientela. Oltretutto questo dispositivo già esiste da un po' di anni, ma è il primo ad essere stato installato con la nuova tecnologia, con il nuovo software, quindi siamo molto orgogliosi di questo. Chiaramente il periodo è un periodo particolare, però nonostante quello non vogliamo far mancare nulla ai nostri clienti e alla nostra città. Magari su internet si può vedere cos'è il D-Wall, però magari è più semplice dirlo in modo, tra virgolette, leggero, no? Perché può essere utile sia per fare palestra ma anche per la riabilitazione sotto tutti i punti di vista. Sì, assolutamente. Il bello di questa macchina è proprio questo, che appunto può essere adattato sia per un programma riabilitativo, quindi chi ne ha bisogno proprio per appunto arrivare a, per accelerare il processo di guarigione di una patologia, ma anche per chi si vuole tenere in forma, quindi proprio come palestra, come lavoro personale, per rimanere in forma, oltre come al solito la prevenzione, in cui noi ci battiamo sempre in modo abbastanza deciso. Ecco, il segreto possiamo dire che su questa pedana viene rilevato tutto, ovvero la postura, la posizione, lo scarico del peso magari su un piede o su un altro, quindi tutti i lavori che si vanno a fare sono monitorati e quindi si possono correggere all'istante. Sì, il cliente è seguito praticamente a 360 gradi, sia appunto come dicevi tu per la postura, la distribuzione dei carichi e appunto soprattutto la cosa che la rende unica rispetto alle altre macchine è che appunto il cliente ha subito un feedback visivo, ha un ritorno, quindi ha un riscontro proprio quantitativo di quello che appunto sta facendo, quindi si rende conto meglio di come segue un gesto motorio e cosa fare per migliorarlo. Assolutamente sì, dunque vi siete preparati anche, insomma, sperando che si possa riaprire tutta l'attività, ma intanto, insomma, vi state aggiornando, vi state preparando al meglio. Sì, assolutamente, anche perché quando speriamo tornerà presto tutto alla normalità, siamo già insomma pronti per offrire il meglio alla nostra clientela.
Infine dobbiamo dire che da quest'anno, insomma dall'inizio di questa stagione, collaborate anche con il Campobasso Calcio, una bella esperienza per voi, insomma vi siete messi a disposizione, anche lì è un momento di fermo, però voglio dire anche con questi macchinari come per esempio il Bodytech lavorate anche sugli atleti. Assolutamente, assolutamente sì, con il Campobasso abbiamo intrapreso quest'anno questa collaborazione che visto i risultati speriamo possa continuare così e che ci possa regalare tante soddisfazioni. Chiaramente è un motivo di orgoglio anche perché appunto dare una mano anche attraverso il Campobasso alla nostra città a noi non può che far piacere. Basket femminile di Serie A1, anticipata sabato 21 novembre la sfida interna contro la Virtus Bologna. Questo fine settimana campionato fermo per dare spazio alla nazionale italiana. Calcio a 5 di Serie A2 alle 16 al Pala Unimol e in diretta su Telemolise Sport canale 112 la gara tra CUS Molise e Futsal Cobà, valida come quinta giornata d'andata. Secondo turno di riposo per la Chaminade che da lunedì sarà proiettata alla trasferta di Molfetta tra le giovani promesse rosso-blu Gallo. Antonio Gallo, tra gli under della Chaminade Campobasso, è partita questa tua seconda stagione fatta di under 19, ma quest'anno anche in pianta stabile con la prima squadra. Come ti stai trovando? Sto trovando molto bene, devo dire, per me è un ambiente molto stimolante, giocare con gente molto forte, soprattutto in prima squadra dove potrò sicuramente migliorare le mie caratteristiche. Come è stato, partiamo anche dal passato, nel senso come è stato il tuo primo anno alla Chaminade, intendo anche l'anno scorso, il tuo approccio al primo campionato Under 19 a livello interregionale? È stato un bell'approccio, diciamo. Mi sono divertito e anche facendo diversi allenamenti con la prima squadra e no, è stato un bellissimo anno e spero di continuare in questo modo. Per quanto riguarda questa stagione, per il momento l'Under 19 è un attimo ferma, visto che comunque il campionato per voi partirà, speriamo, a gennaio. Invece con la prima squadra siete già partiti, 3 gare di campionato, per ora ancora niente minuti per te, però sicuramente stai cercando di insinuare il dubbio nella mente di mister Tavola. Sì, sto cercando di dare il massimo negli allenamenti e spero di avere più minuti in partita. È scontato chiederti come ti trovi con i grandi della squadra, ma invece con gli altri under come te ti hanno subito fatto trovare, sentire accolto, diciamo. Sì, è stato l'anno scorso una bellissima esperienza, un bellissimo gruppo, fatto di belle persone e ci siamo divertiti tanto. Cosa ti aspetti a livello individuale da questa stagione? Come ho già detto, spero di avere la possibilità di dimostrare sul campo e spero di fare bene quest'anno. Calcio regionale, in attesa della ripresa del campionato, il Città di Isernia Fraterna si allena individualmente in vista del ritorno in campo. Abbiamo fatto il punto della situazione con il tecnico. Siamo con mister Di Renzo, il tecnico del Città di Isernia. Mister, neanche il tempo forse di ricreare il giusto entusiasmo che dopo 6 partite è arrivato quest'altro stop. Come l'avete presa? Sì, purtroppo dobbiamo attenerci a quello che la FGC ci dispone. Sicuramente non è positivo perché veniamo già da 6 mesi di inattività. Il tempo di riprendere abbiamo subito di un nuovo stop, ma mettiamo al primo posto la salute. È quello che ci preme sia dei nostri tesserati, dei nostri tifosi, di tutti noi, sperando di riprendere il più presto possibile. Ecco, ora cosa cambia per voi? Perché state gestendo allenamenti differenziati e forse alla ripresa ci sarà modo per partire anche con una nuova preparazione? Sì, ma è tutto diciamo nuovo. Per noi addetti ai lavori è una situazione anomala e atipica e dobbiamo adattarci nel minor tempo possibile a questa situazione. Chi sarà più bravo a farlo sicuramente e trarrà vantaggi. Noi ci stiamo continuando a lavorare con sedute individuali, ma sono lontani da allenamenti fatti in gruppo, allenamenti con il pallone. Quello che possiamo fare è un lavoro importante preventivo agli infortuni e cercheremo di portarlo avanti in questo periodo. Ecco, ora la società ha irrobustito maggiormente la rosa, mi sembra nella settimana dopo il derby
con il Venafro, la partita con l'Oruri, un altro acquisto che eravate comunque pronti ad integrare. Sì, ma noi diciamo, come ho già detto più volte, attualmente il campionato ha alzato la sua asticella. L'Aurora Alto Casertano attualmente, anche dalle parole del suo presidente, non può più nascondersi, alla rosa più forte del girone, e la società sta cercando a noi di eguagliare la rosa dell'Aurora Alto Casertano, che è una rosa più completa. Noi purtroppo, causa Covid, nel periodo estivo non abbiamo potuto fare raduni, e qualche giocatore non ha rispecchiato la nostra aspettativa. Ora il direttore sta lavorando per mettermi a disposizione una rosa adeguata e vedremo. È dall'inizio che è sotto gli occhi tutti, ci manca qualcosa lì in mezzo al campo. Il portiere Ander è arrivato con qualche tempo di ritardo, però siamo stati bravi, secondo me, in questa prima parte a rimanere attaccati all'Aurora Alta Casertano. Abbiamo solo 2 punti, quindi è tutto aperto e ce la giocheremo fino alla fine. Podismo, domani sarebbe stata la domenica della Su e Giù, la gara amatoriale organizzata da 46 anni dal gruppo sportivo Virtus, che non ci sarà, ma ci sono delle novità. A nome del gruppo sportivo Virtus, ben trovati. La Su e Giù, ormai da quasi mezzo secolo, rappresenta per molti campobassani e molisani in generale un momento di aggregazione, il pretesto per trascorrere una giornata diversa, interrompendo per un attimo i primi letarghi autunnali. Per alcuni non è che una semplice corsa, una competizione in cui misurarsi con gli altri o con se stessi. Per altri invece è rituale, è tradizione irrinunciabile, un evento di costume che coinvolge la comunità. Ebbene, purtroppo, per tutte queste persone, la 47esima edizione della Su e Giù non si correrà. In questo particolare momento storico, infatti, in cui siamo limitati nelle attività quotidiane e nei rapporti con il prossimo, è naturale che anche la nostra gara, per la prima volta dal lontano 1974, non potrà prendere il via. Noi della Virtus, però, che organizziamo l'evento con un trasporto particolare, non ci siamo dati per vinti. A partire dalle ultime settimane di agosto, infatti, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo messo da parte ansie e preoccupazioni e pianificato il da farsi. Abbiamo immaginato diversi scenari, non sapendo come sarebbe evoluta la pandemia. Quello più roseo, che prevedeva il normale svolgimento della manifestazione, non lo abbiamo scartato a priori. Abbiamo dapprima immaginato un'edizione ad accesso limitato, poi una con partenze sfalsate nel tempo o distribuite su più piazze, o addirittura una staffetta. Tutte queste ipotesi, però, con il passare delle settimane, si sono dimostrate irrealizzabili. Siamo allora passati al piano B, C, D e così via, dalla semplice tracciatura del percorso per consentire ad ognuno di intraprendere liberamente la manifestazione, all'organizzazione del congresso e del convegno di presentazione, alla realizzazione di mostre e alla promozione di iniziative da svolgere all'aria aperta. Quello che potrebbe sembrare un accanimento della Virtus ha in realtà origini profonde, se vogliamo semplici. Per noi, infatti, la Su e Giù non si esaurisce in una domenica di novembre, ma è un evento che si dilata nel tempo. La tracciatura del percorso, l'organizzazione del congresso di presentazione, la realizzazione del giornale Il Giallo più Blu e le decine di iniziative a contorno e di attività fanno esse stesse parte dell'evento, così come lo è la corsa vera e propria. È per questo motivo allora che la 47esima edizione della Su e Giù non si correrà, ma ci sarà. Compatibilmente con l'evoluzione della pandemia, moduleremo i nostri sforzi per far avvertire la sua presenza alla comunità. Attualmente le iniziative realizzabili prevedono innanzitutto la realizzazione del giornale Il Giallo più Blu, che verrà distribuito in migliaia di copie secondo i canali disponibili al momento. Un LED wall verrà installato in piazza del municipio come ogni anno, e attraverso cui verranno trasmesse le immagini relative alle passate edizioni della manifestazione, a partire dalle primissime che abbiamo estrapolato dai nostri archivi. Se la situazione lo consentirà,
daremo vita al convegno di presentazione e celebrazione della Sui Giù, in occasione del quale presenteremo il tema di quest'anno, la follia, e premieremo gli atleti e i tecnici che si sono maggiormente distinti nell'anno agonistico che va a concludersi. Verrà assegnata un'opera dello scultore Renato Chiocchio alla famiglia che più è stata vicina alla Virtus in quest'anno. Verranno assegnati altresì i premi della gioielleria Stefano 40 e la medaglia d'oro Nicola Palladino della Regal Sport di Campobasso. Eleggeremo come ogni anno l'operatore sportivo 2020, l'atleta esemplare e lo sportivo 2020. Il tutto verrà mandato in onda sui canali di Telemolise. Intanto tracceremo il percorso, non tanto per incentivare le persone a percorrerlo, quanto per trasmettere un messaggio di ottimismo e di presenza per una manifestazione che resta uno dei fiori all'occhiello della Regione Molise. A tal proposito, vogliamo ringraziare tutte le persone che stanno facendo sentire la propria presenza alla Virtus. Parlo dei sostenitori della manifestazione e della società, dei collaboratori, delle autorità politiche e di tutte le persone che sostengono e sosterranno la nostra idea di continuità, che poi è l'idea che ci sta guidando. La Sui Giù numero 47, allora, non si correrà, ma ci sarà. Vi ricordo gli appuntamenti con lo sport sulla nostra emittente. Domani alle 14.30 ci collegheremo in diretta con la tribuna stampa di Piedimonte Matese, dove è in programma la partita tra l'FC Matese e l'Aprilia. Ci saranno Gianni Bruno, Stefano Saliola con il nostro operatore tecnico Antonio Trotta per questa partita. Alle 18 l'appuntamento è con Domenica Sport, una puntata davvero ricca di ospiti e di collegamenti Skype, e quindi vi dico soltanto che saranno ospiti in studio il nuovo presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, e Roberto Palladino del gruppo sportivo Virtus, mentre via Skype avremo i collegamenti con Mario Gesuè, patron del Campobasso, che naturalmente ci darà tutti i ragguagli sulle possibilità del Campobasso di ritornare presto in campo, un altro collegamento Skype con la presidente dell'M2, Amelia Mascioli, poi ospiti da Isernia, Antonella Matticoli, e da Termoli, Pasquale Videtti. Insomma, una puntata davvero specialissima, quindi vi aspettiamo alle 14.30 con A Tutto Campo, alle 18 con Domenica Sport. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon fine settimana.